traversa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Va chiamata con il proprio nome, è storia. Per la prima volta in assoluto l'Italia è qualificata ai campionati europei Under 18 e Under 20 dell'estate 2020. Non era mai accaduto e accade tutto in un giorno, il 19 agosto scorso, in due categorie e in un colpo solo. L'impresa arriva da Tbilisi in Georgia, dove battendo in finale la Bielorussia, la nazionale Under 18 ha vinto gli EHF Championship. Una doppia promozione sfiorata due anni fa in Lituania con il gruppo dei 98-99 e centrata dai millennials, dai ragazzi nati a partire dal 2000, con autorità, determinazione e una consapevolezza della propria forza a tratti disarmante per gli avversari. Spazzate tutte via, una dopo l'altra, prima Bielorussia, Georgia, Finlandia e Grecia nel girone, la Svizzera in semifinale e ciliegina sulla torta, nuovamente la Bielorussia in finale. L'Italia entra così di diritto dalla via principale nel novero delle grandi d'Europa, lo fa con un doppio balzo in avanti. L'estate 2020 sarà perciò da incorniciare e al tempo stesso di fuoco. Bravissimi azzurrini! Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Seconda edizione di Handball Mania, ancora qui in compagnia di Sport Italia, la televisione dello sport che sarà anche per questa stagione, una stagione importantissima, la televisione ufficiale della pallamano italiana. Primo numero di Handball Mania, tributo dovuto, necessario, doveroso, sentito per gli azzurrini che hanno fatto la storia in Georgia. E salutiamo ospite nei nostri studi, a proposito di novità, Ezio Bossati, responsabile vendite della Mondo, che ritorna nella pallamano italiana perché la Mondo fornirà i palloni del prossimo campionato. Saluto, non è una novità questa, Matteo Aldamonte è già pronto in postazione. Allora, prima di svelare i segreti dell'attrezzo del mestiere, perché parliamo dell'attrezzo del mestiere, abbiniamo il marchio Mondo prestigiosissimo alla FIGH. Perché? Perché la Mondo sta festeggiando il suo 70° anno di attività, la FIGH festeggerà nel 2019 il suo 50° anniversario. Vediamo, Matteo. Assolutamente sì, come dicevi tu, è quello che si appresta a vivere la Federazione Italiana Gioco Handball, è il 50° anno, ma intanto è il 50° campionato, quello che comincia il prossimo 8 settembre. Ho preparato tre chicche, tre dati per rendere frizzante quella che è la, appunto, vigilia di questi campionati. Allora, facciamolo con l'aiuto delle grafiche. Qual è la società più vincente di questi 49-50 anni ora di Serie A1? Naturalmente la Pallamano Trieste, 17 scudetti con il primo titolo italiano vinto nel 1976, il giocatore in attività invece più vincente sarà Vito Fovio con 10 titoli, il più vincente di sempre resta per il momento Alessandro Tarafino, attuale tecnico invece della formazione del Conversano. C'è un dato che vedremo se sarà mutato quest'anno: in 16 anni, nelle ultime 16 stagioni, ha sempre vinto una squadra altoatesina o una squadra pugliese lo scudetto. È un altro dato di grandissimo equilibrio di questi ultimi anni: da 6 stagioni non c'è nessuna squadra in grado di vincere lo scudetto per 2 anni consecutivi, sempre alternanza tra Fasano e Bolzano. Vedremo come andrà quest'anno. Bene, propineremo queste pillole di volta in volta anche per scandire l'avvicinamento a questa data importantissima. Dicevamo, festeggia invece, già sta festeggiando il suo 70° anno di attività la Mondo, che dopo 3 anni ritorna ad essere sponsor ufficiale, fornitore dell'attrezzo del mestiere, i palloni che abbiamo poi anche qui in studio, Ezio. Sì, quest'anno abbiamo fatto l'abbinamento con la federazione e siamo lieti di fornire per il prossimo campionato l'attrezzo principale. Prendiamolo, eccolo. Mostriamolo anche in anteprima perché i palloni sono in viaggio. Sono in viaggio, proprio oggi vengono consegnati le società, tra oggi e domani, per l'inizio imminente del campionato.
e quindi siamo orgogliosi di presentare in anteprima il pallone ufficiale di quest'anno. Allora, questo è, quali sono le caratteristiche di questo pallone? Ma innanzitutto è un pallone che noi abbiamo pensato... Tanto siglato, insomma, sì, marchiato FIGH con una, dei... Esatto, abbiamo l'omologazione in corso e quindi avremo un pallone anche omologato per gli IHF, per gli incontri internazionali. Abbiamo una livrea che chiaramente non poteva che essere con un azzurro nazionale e il bianco con una livrea con il verde e rosso per richiamare chiaramente i nostri colori della nazionale. Tecnicamente è un pallone che abbiamo cercato di realizzare, un pallone che sia durevole innanzitutto, con un giusto compromesso con le prestazioni. Quest'anno noi presenteremo questo pallone nella misura 3 e misura 2 per i due campionati maschili e femminili e poi verrà completato con un pallone d'allenamento barra gara per le giovanili, che consigliamo per tutte le giovanili. Quindi avrà una livrea il contrario di questo qua, quindi dove c'è il bianco c'è il blu e viceversa, per avere un pacchetto di due palloni, due tipologie di palloni per tutti i campionati in Italia. Ecco le caratteristiche tecniche di questo pallone. Ma è un pallone che noi abbiamo realizzato con una corteccia più spessa rispetto al normale, proprio per rendere il pallone un pochino più durevole. Abbiamo praticamente una camera d'aria incapsulata e intrecciata per avere una giusta morbidezza all'interno. È un pallone con una camera d'aria imbutile, quindi non si sgonfia facilmente. Ecco, Matteo Aldamonte, che si spaccia notoriamente per ex giocatore di pallamano, lo ha già testato, insomma, il feedback è positivo. Dobbiamo vederlo all'opera. Esatto. Lo vedremo all'opera già da sabato, perché sabato comincia ufficialmente, viene inaugurato ufficialmente il nuovo corso, la nuova stagione agonistica. Ne abbiamo approfittato per fare il punto con il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Luria. È il ritorno al girone unico che abbiamo voluto fortemente l'anno scorso con una formula che tra l'altro ha appassionato moltissimo tutti i tifosi della pallamano, ha portato alla selezione di queste 14 società che sono sicuramente al momento attuale il meglio del nostro movimento nazionale al maschile, ed è un nuovo inizio, perché passare al girone unico nell'imminenza del cinquantenario della nostra federazione, in occasione della 50ª edizione del campionato, ha un valore simbolico ma anche un valore sostanziale, perché significa che il livello medio tecnico di tutto il movimento si sta innalzando, lo dimostrano anche i risultati delle nostre rappresentative nazionali. Io direi anche la rappresentativa senior, che quest'anno molto bene è cresciuta nelle varie fasi di preparazione, ma soprattutto le rappresentative giovanili con la nostra nazionale di punta, che è quella under 18, che ha ottenuto un grande risultato. Quindi questo campionato potrà permettere a questi giovani giocatori di avere un palcoscenico adeguato e di essere anche allenante per la loro crescita. Sì, 18-19 è denso di appuntamenti, come lo sarà anche il 19-20, perché le manifestazioni, gli eventi per i quali abbiamo ottenuto dalla EHF o dalla IHF l'assegnazione, quindi il diritto all'organizzazione, sono tantissimi. Partiremo con il beach, partiremo con i giochi olimpici ora ad ottobre, con la possibilità di ottenere un ottimo risultato. Abbiamo i riflettori accesi perché siamo stati scelti come sport di squadra al posto del futsal, e chiaramente ci rendiamo conto che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha un peso e una potenza molto superiore alla nostra. Quindi questo riconoscimento da parte del Comitato Olimpico, c'è anche la responsabilità di rappresentare al meglio lo sport italiano di squadra in questa manifestazione. Avremo la Champions Cup qualche settimana dopo, con l'assegnazione per Catania e la Sicilia su un orizzonte temporale di 3 anni. Avremo le qualificazioni, l'inizio a ottobre delle qualificazioni europee, in un girone difficilissimo con l'Ungheria, la Russia e la Slovacchia, ma che non dobbiamo dare assolutamente per perse. Qualificazioni che si decideranno in primavera, perché ad aprile avremo il doppio confronto con la Slovacchia per mettere la testa davanti alla
squadra che dovrebbe lottare con noi, secondo i pronostici, per il terzo posto, e poi andremo a giugno a vedere nelle ultime due partite, nel caso di successo contro la Slovacchia, di giocarci le speranze, le possibilità di qualificazione. Quindi è una stagione importantissima anche per il movimento giovanile. Avremo ad agosto l'Euro Championship Under 17 femminile a Pescara, nella aspettativa, nella speranza che anche le ragazze del 2002-2003 seguono lo stesso percorso dei colleghi del 2000-2001 che hanno vinto quest'anno a Tbilisi. Avremo anche tutto il lavoro di sviluppo del biennio maschile 2002-2003, che poi saranno i ragazzi che dovranno salvarsi e quindi mantenere la categoria nel 2020, e avremo il lavoro sulla nostra rappresentativa 2000-2001 per prepararla adeguatamente agli europei del 2020. Bene, grazie alla Presidente Loria. Entriamo subito nel vivo. Prima giornata di campionato, vediamo cosa ci propina il menù. Vediamo. Nuova formula è un compleanno speciale. La Serie A1 riparte per il 50° anno e lo fa nel modo migliore, con il ritorno al girone unico nazionale che spazza via i tre raggruppamenti e che ridà il meglio dell'handball tricolore nelle mani delle più forti 14 squadre della penisola. Il tutto frutto di un'annata, quella scorsa, complicata nello svolgimento, ma che si è mossa per concentrare nella massima serie le migliori realtà del panorama italiano. Le piazze a cui è indissolubilmente legata la tradizione della pallamano hanno risposto tutte presente, a partire da Trieste, la società più titolata d'Italia, 17 scudetti, alla quale hanno fatto seguito Bressanone, Gaeta, Cassano, Magnago, Merano. Il mercato ha mutato gli equilibri, ma un dato è e resta inequivocabile: la nuova Serie A1 riparte nel segno della Puglia, del Conversano tornato finalista lo scorso anno, ma soprattutto della Junior Fasano. I biancazzurri, anche quest'anno affidati alla guida tecnica di Francesco Ancona, ripartiranno con il tricolore cucito sul petto e debutteranno sabato in casa, dove riceveranno la visita di Bressanone. Sarà un nuovo anno da brividi, non c'è che dire, da brividi, e in cui i due punti peseranno finalmente sabato dopo sabato, senza sfide scontate e distribuite in un cammino lungo 26 giornate di regular season. Si inizia sabato, si finisce il 4 maggio, poi playoff con semifinali e finale per un titolo ambizioso. Lo scudetto numero 50 nella storia della pallamano italiana. Il quadro della prima giornata, Matteo? Sì, vediamolo con l'aiuto della grafica per capire quelle che sono le partite che ci aspettano. Gaeta contro Merano, Cingoli, Cassano Magnago, il debutto, c'è curiosità per il debutto di Siena che affronta Fondi, poi Conversano Trieste, una classicissima della pallamano italiana. L'Acqua e Sapone Fasano affronta il Bressanone, come ascoltavamo nel servizio, Cologne, Bologna United. Queste sono le partite di sabato. Domenica invece c'è l'appuntamento con il Match of the Week in diretta su Sport Italia. Alle 17 il collegamento dal Palavis per Pressano Bolzano, inizio alle 17:15. Dunque, questo è il quadro completo. Perché la Mondo è ritornata nella pallamano dopo, ecco, l'esperienza l'ultima di 3 anni fa? Ma era giusto noi ritornare in un ambiente che già conoscevamo, e pensiamo e siamo sicuri che questo nuovo corso anche della federazione possa dare all'impronta in Italia nella pallamano maggiore, e quindi una visibilità ottima della pallamano, e insieme anche noi possiamo dare il nostro piccolo contributo, ecco, alla federazione. Siete fornitori di diverse federazioni sportive. Beh, sotto questo aspetto la partnership con la FIGH è immaginata in azienda in che modo? Ma sicuramente questo nuovo, diciamo, nostra nuova partenza, pensiamo e siamo sicuri che sarà un successo, perché i numeri sono comunque in miglioramento anche nella pallamano, e cosa che negli altri sport è già ormai sedimentato, certo, è molto, diciamo, molto forte già. Quindi è giusto seguire dall'inizio questo nuovo corso della pallamano. Nuovo corso della pallamano della federazione e grandi novità, qualcosa accennava già Matteo Aldamonte nella scheda che abbiamo appena ascoltato, nel roster delle squadre partecipanti al prossimo campionato di A1. È stata un'estate ricca anche dal punto di vista dei colpi di mercato, insomma, non soltanto nel calcio ma anche
nella pallamano si è assistito a diversi cambi di casacca, molte squadre si sono rinforzate, abbiamo provato in qualche modo a fare le carte al campionato in questo servizio. Non c'è dubbio, il ritorno al girone unico in Serie 1 maschile ha scatenato gli appetiti e le ambizioni delle migliori squadre d'Italia. L'estate si è rivelata una delle più movimentate degli ultimi anni, vuoi per quei giocatori rimasti fuori dalla massima serie che hanno cambiato casacca, vuoi per i volti nuovi arrivati dall'estero e vuoi infine per qualche trasferimento dai risvolti a dir poco clamorosi anche sul versante degli italiani. Anzi, da qui cominciamo, perché il primo nome che viene in mente è quello di Pasquale Maione, il pivot e capitano della nazionale. Ha salutato la Junior Fasano dopo tre scudetti, compreso quello dello scorso anno, accasandosi a Conversano. Un ritorno per la verità a distanza di 7 stagioni e che dà ad Alessandro Tarafino, tecnico dei biancoverdi, un elemento di prim'ordine per ritentare l'assalto allo scudetto. I pugliesi hanno intanto salutato Dinko Dedovic, a cui il Pressano e Branko Dumnic, attivi sul mercato con colpi estremamente mirati, hanno deciso di affidare le chiavi del gioco per la nuova stagione. I campioni d'Italia del Fasano, come anche il Bolzano, hanno cambiato forse in misura maggiore rispetto alle altre due squadre che arrivano dai playoff dello scorso anno. Salutati Maione, Tantino e Leal, i biancoazzurri potranno contare sui giovani Bargelli e Corcione sulla linea dei 6 metri, sull'ucraino Petricco e sul giovane bronzo nella batteria dei Mancini. Curiosità poi attorno al nuovo rinforzo sudamericano, il cileno Victor Andrés Donoso, 27 anni e reduce da un anno nella Pro League francese. Quanto a Bolzano, le novità sono forse ancora di più. È cambiata la guida tecnica con il croato Boris Borsek, ex di Appiano e Zagabria, che ha sostituito Fusina. Tante le partenze, altrettanti gli arrivi. Via Moretti, Riccardi, Dapiran, Stricker e Guffler, e per ritiro il capitano Waldner, a cui hanno fatto seguito gli innesti di giovani dal sicuro avvenire come Udovicic da Trieste e Arcieri da Cingoli, ma anche Matà da Fondi, con l'aggiunta poi di Berzic da Bressanone, del bosniaco Alilkovic e del ritorno di Pirker fra i mancini. Occhio poi a Fondi, Gaeta, al Cassano Magnago che riabbraccia il figliol prodigo Moretti e alle solite piazze terribili, Bressanone e Merano in primis, in un precampionato che vieta al momento ogni tipo di pronostico. Dunque, come si sottolineava in precedenza, primo appuntamento con Sport Italia, la diretta Sport Italia è per domenica, Palavis per il derby tra Pressano e Bolzano. Ci saranno novità anche, no? In telecronaca, Matteo. Assolutamente sì, perché al mio fianco, al commento tecnico, ci sarà un giocatore ancora in attività, per la verità, perché Pierluigi Di Marcello è il nome che appunto mi affiancherà in telecronaca, ci affiancherà nel racconto della prima sfida di campionato. E insomma, a Pierluigi abbiamo subito voluto chiedere quello che è insomma la vigilia di questo campionato, l'abbiamo subito messo alla prova, abbiamo testato i suoi tempi giornalistici anche. E allora ascoltiamo l'intervista, ascoltiamo cosa ci ha detto. Sì, quest'anno è il 50° anniversario, quindi il mezzo secolo di pallamano è festeggiato da questa importante novità. Si perde questa dimensione frammentata dei campionati, si torna all'unicum della pallamano giocata, e sicuramente lo spettacolo e anche l'importanza del campionato ne gioverà. E soprattutto però sarà Fasano intanto a difendere il titolo italiano. Come al solito Fasano, diciamo che già l'ha dimostrato l'anno scorso quando tutti quanti la davano per scontata, la davano per spacciata, e invece ha dimostrato di essere dura a morire e di riprendersi quel titolo italiano che poi ha meritato sul campo. Sicuramente 14 squadre, tutte molto competitive, abbiamo visto anche durante la campagna acquisti estiva non hanno lesinato sforzi, e quindi ne vedremo delle belle. Ultimo augurio, buon campionato a tutti. In bocca al lupo a tutti. Bene, esame superato, ma d'altronde avevamo già testato per Luigi in occasione di un appuntamento con noi. Handball Mania, di lì insomma è nata la scintilla. Ecco, quanto è importante anche sotto un profilo strettamente commerciale la promozione televisiva di uno sport, nello specifico la pallamano, per un'azienda leader, del resto già leader come la Mondo. Indubbiamente una presenza televisiva fa crescere il movimento dalla base a tutti quanti, anche a livelli alti. La nostra presenza chiaramente in televisione, o comunque il pallone visto comunque nelle partite, e da traino per tutte le società. Le società chiaramente poco per volta si adegueranno al nuovo pallone, e per noi sarà comunque una crescita continua durante l'anno, perché
il cambiare un pallone o rientrare di nuovo in gioco, tra virgolette, certo, non è semplice, e quindi ci entreremo poco per volta. E soprattutto non sarà per una breve parentesi, una breve esperienza, insomma, l'auspicio da parte di Ficci anche di Mondo di continuare i prossimi anni. Questo abbinamento, ecco, per quei club che fossero interessati, ecco, noi abbiamo praticamente il pallone catalogo. Esatto, abbiamo i palloni in consegna proprio oggi e domani. Vabbè, questo per i club di A1. Esatto. Poi abbiamo ancora sicuramente delle rimanenze, tra virgolette rimanenze, sono palloni soltanto della stagione scorsa che abbiamo messo in offerta a prezzi molto molto competitivi, e quindi dove è possibile consultare? Si può andare sul nostro sito e chiedere direttamente, e vi spediremo entro brevissimo tempo i palloni per l'inizio dei campionati. A prezzi, insomma, sono molto molto economici, sì, molto inferiori alla concorrenza, diciamo così. Inferiori alla concorrenza. Sono notizie utili queste che credo saranno apprezzate, sì, con particolare soddisfazione dai club italiani. Ci fermiamo pochi istanti, alcuni spot promozionale e poi ritorniamo di nuovo in studio. Lo scorso anno le Next Gen ATP Finals hanno introdotto una rivoluzione nel tennis con nuove emozionanti regole, un'atmosfera elettrizzante e 8 storie di astri nascenti di interesse mondiale che proiettano il tennis oltre i propri confini. A novembre le Next Gen ATP Finals tornano con tante novità e nuovi protagonisti. Sarà uno spettacolo mai visto prima. Acquista oggi i tuoi biglietti su nextgenatpfinals.com. Il futuro è adesso. Bene, di nuovo in studio, ora l'altra metà del cielo che ha posticipato di una settimana all'inizio del campionato femminile che scatterà prossimo 15. Abbiamo anche il pallone esatto, insomma, del numero 2. Esatto, eccolo qua, par condicio. Giusto. Che ha le stesse caratteristiche, solo più leggere, dimensioni minori. Anche questo Aldamonte ha testato. Esatto, anche, esatto. Insomma, possiamo tranquillizzare. Ha superato il test. Le ragazze, anche le ragazze del Salerno, che saranno le prime a scendere in campo in una competizione ufficiale, no? Della IOMI campione d'Italia, Matteo. E non una competizione da poco, perché c'è il weekend di Champions League ad attendere le campionesse d'Italia della IOMI Salerno, con trasferta complicatissima in Polonia, a Lublin per l'esattezza, girone a 4 squadre, vedriamolo con l'aiuto della grafica. Appunto, Salerno affronterà il Lublin, vincitore della scorsa edizione della Challenge Cup, formazione che è sicuramente favorita per il passaggio del turno. L'altra semifinale invece di questo raggruppamento vedrà le tedesche del Bietigheim affrontare invece la formazione spagnola del Berabera. Tutte le gare peraltro saranno in diretta su ehftv.com. è un fine settimana complicato, non c'è dubbio, proibitivo possiamo dirlo, probabilmente per la squadra del neotecnico Dragan Rajic, anche se va detto c'è un precedente particolarmente favorevole per le squadre italiane contro il Lublin, perché l'ultima volta nel settembre 2016 a Lubiana il Conversano aveva battuto proprio il Lublin nella stessa occasione, tra l'altro in una semifinale per le qualificazioni alla Champions League. Era un altro Lublin, questo va detto, ma insomma vedremo poi come andrà a Salerno. Naturalmente il migliore in bocca al lupo alla formazione italiana. Nell'altro girone invece velocemente si affronterà le rumene del Craiova contro le serbe dello Jagodina, mentre dall'altra parte del tabellone il Murupazza, formazione turca, affronterà il Podravca Vegeta, formazione invece croata. Solamente le prime due accedono alla fase a gironi della Champions League. Dunque le due vincitrici dei due gironi accederanno alla fase finale di Champions, per le altre invece c'è il paracadute della IHF. Dunque in bocca al lupo alle ragazze, alle campionesse d'Italia della IOMI Salerno. Abbiamo anche qualche testimonianza, delle quali abbiamo ascoltato proprio il tecnico Dragan Rajic, per capire insomma come parte Salerno in questa avventura europea. Per noi sarà sicuro molto importante presentare l'Italia in miglior possibile modo. Pallamano italiano devono vedere che è in crescita, che dobbiamo fare una bella figura, sicuro. Se dopo ci offrono qualcosa, vediamo. Il gruppo è unito, quello che mi ha fatto piacere, ho visto un bel gruppo già fatto, un gruppo che gli piace lavorare, e dobbiamo continuare a questo modo. Il risultato è sempre un risultato di lavoro che si è svolto in preparazione. Bene, procedere europeo che potrebbe essere anche insomma, un approdo, no, della Mondo. Sì, entrare in concorrenza con chiaramente, i colossi. Con i colossi di questo sport per esatto, noi sarebbe un obiettivo molto importante. È possibile che dall'Italia parta una sfida anche di questo perché tipo? No, perché no? Le potenzialità ci sono, quindi perché mai dire mai.
Assolutamente, cogliamo con ottimismo sì. questa ambizione da parte della Mondo. C'è grande ambizione, questo è inutile negarlo, da parte di tutto il movimento pallamanistico italiano, che si prepara a una stagione importante. Lo dicevamo in apertura, si festeggerà il 50° anno di attività della federazione, lo si farà in maniera speciale con diversi appuntamenti, poi di volta in volta potremo anche svelarvi qualche iniziativa con il varo della nuova partnership con la Mondo, con soprattutto immaginiamo un ricco palinsesto televisivo e non, vero Matteo? Assolutamente sì, questa è probabilmente la grande novità di questa stagione. Si parte sabato con l'apertura di quello che abbiamo sempre voluto definire assieme ai club della massima serie un cantiere vero e proprio, perché Pallamano TV trasmetterà attraverso due partnership importanti della federazione con JVC Kemud e con Noitel, trasmetterà appunto interamente le gare dei campionati di serie A1 maschile e femminile in live streaming su Pallamano TV. Questo sarà possibile naturalmente grazie soprattutto al lavoro che i club effettueranno, perché i club, come vedete dalle immagini, hanno ricevuto nella giornata di sabato scorso in dotazione questa telecamera, potranno usufruire del cablaggio degli impianti per la connessione internet, e questo permetterà di avere di fatto a regime 11 partite in live streaming contemporaneamente ogni sabato, alle quali si aggiunge il match of the week. Perfetto così Matteo, dunque ribadiamo un concetto che d'altronde abbiamo già espresso anche in occasione dell'incontro di domenica con tutti i club di A1, maschile e femminile, ovvero massima collaborazione, perché è un esperimento questo di straordinaria importanza, unico nel suo genere, soprattutto perché direttamente la federazione a proporlo ai club e non, come spesso accade in altri sport, la Lega, con delle difficoltà non di poco conto e delle differenze non di poco conto. Avremo tempo però per poterlo perfezionare, l'importante è partire, è anche questa una sfida, perché avere 11 partite in diretta su web non sarà cosa semplice, ma poi a regime sarà veramente un grandissimo traino per lo sport e per la pallamano. Certo, questo sicuramente darà un impulso maggiore, e ognuno potrà seguire le proprie squadre, e indubbiamente questo crescerà ancora di più l'interesse. Noi ci auguriamo che chiaramente la pallamano insomma fuoriesca da quello che è il perimetro degli appassionati e vada, come diciamo già dall'anno scorso, a contagiare un po' tutti. Siamo in conclusione, dobbiamo dare giustamente la vetrina finale, la passerella finale ai due palloni, pallone del campionato maschile e il pallone del campionato femminile, che da sabato vedremo finalmente rotolare sui campi. Buon campionato a tutti, chiaramente. Buon campionato a tutti e soprattutto buona pallamano a tutti. Assolutamente, no? Sì, buona pallamano a tutti. Si parte, lo ripetiamo, l'appuntamento televisivo domenica 17:15 Prestano Bolzano in diretta su Sport Italia. Insomma, ci sarà da divertirsi, da seguire e da contagiare un po' tutti, perché lo ricordiamo sempre, la pallamano è uno sport straordinario. Grazie ad Ezio Bossati, grazie a Matteo Aldamonte. Grazie. Noi ci ritroviamo settimana prossima sempre su Sport Italia. Arrivederci. All'incrocio dei pali, un gol pazzesco.